Perito, provincia di Salerno, mi trovo qui in occasione della prima edizione di Strafocala, organizzato dalla Proloco di Perito con il patrocinio del comune. Sono chitarra mia, sono gli abbattenti, sono chitarra mia, sono gli abbattenti. I colpi giusti, la sonatorità, i colpi giusti, sono a chitarra mia, i colpi giusti sono chitarra mia. Respira lo suono, non più dormire, respira lo suono, non più dormire, e non ci dormi quando, e non ci dormi quando, e non ci dormi quando c'avi mamari. Allora Alice, di dove sei? Di qua, di Perito. Ah, proprio Perito. Ah, Antonello, non mi avevi detto che c'erano delle belle ragazze? Ma Antonello... Non va niente, Antonello, facciamo anche il bilancio dopo, però... Allora, un bilancio su questa festa non lo chiedo ad Antonello, ma lo chiedo a te. È una bella festa, fa un po' freddo stasera, però si sta bene, si mangia bene, c'è una bella musica, anche se... Mi trovo sempre qui a Perito in compagnia di... Valerio. Allora, Valerio, di dove sei? Di Napoli. Di Napoli, e come mai ti trovi qui? Che mio padre è di qua, di Perito. Ah, è di Perito, sì, sì. Allora, cosa ne pensi di questa festa, prima edizione? No, è bellissima, poi in piazza non si fanno generalmente queste cose, quindi è una bellissima festa. Quindi originario di Perito? Sì, diciamo. Sì, originario. Sì. Quindi viene anche la festa nel bosco, Perito? Sempre, sempre. Perfetto, fa un po' freddo, cosa hai mangiato questa sera? Io per il momento ho mangiato una bruschetta con caciocavallo e funghi porcini. Il cuoppo anche. No, è buono, tutto buono. Tutto molto buono. Devo dire la verità, c'è del a livello di degustazione piatti molto diversi rispetto alle feste che ci sono in giro. No, sicuramente. Poi sempre cose da assaggiare, tutto molto buono. Allora, mi fai gli auguri di buon anno. Buon anno a te. Dato che ci guarderanno il giorno di Capodanno, mandiamo in onda lo speciale. Ah, che piacere. Tanti auguri a tutti. Ok, anche a Napoli, perché ci seguono, certo, sempre. Tramite internet anche da Napoli. Va bene. Grazie. Grazie a te, buonasera. Comunque ci sei... Allora, il bilancio di Strafocala sicuramente molto molto positivo. La prima edizione, dico quasi che non ci aspettavamo un successo così immediato, perché comunque le date erano delicate, da fine anno, tanta concorrenza in giro, però dobbiamo dire che le persone hanno risposto veramente bene. Io con te a già fare l'amore.